Just Erika Emanuel. Eccoci qui oggi, come vedete, siamo qui per dirvi qualcosa, ma soprattutto per raccontarvi un po' anche dell'evento che c'è stato il giorno 9 di febbraio. E adesso faremo qualcosa di particolare, ecco. Secondo te piacerà questo video? Direi proprio di sì, perché andremo a caccia di critiche. Ebbene sì, nel nostro primo incontro abbiamo lasciato una chicca finale dove abbiamo scritto e precompilato delle domande da far rispondere in modo segreto a chi appunto, ha avuto il piacere di partecipare all'incontro. E quindi, con delle domandine un po' strategiche, andremo a leggere il tutto. Cosa molto importante, ecco. Non abbiamo ancora letto nulla, quindi è ovviamente tutto a sorpresa, non sappiamo se c'è scritto appunto qualcosa di buono o meno, lo scopriremo insieme. Perfetto, e mi raccomando, guardate fino alla fine del video perché c'è una news su YouTube che potrebbe interessare a parecchi youtubers che ci stanno ascoltando, quindi mi raccomando, guardate tutti i video fino alla fine e lasciate un bel like per supportarci. Io direi, Erika, di iniziare. Comincerò io per sì. Dai, il primo test a caccia di critiche, vedremo. Allora, magari, ecco, leggerò prima la domanda, certo. E poi la risposta. Allora, la prima domanda è stata: reputi questo incontro utile? Questa è la risposta, sì, è stato molto interessante, quindi già siamo molto positivi. Bene, bene. Seconda domanda: cosa ti ha spinto a partecipare al nostro incontro? È stato risposto: mi interessa la cosmesi naturale. Oh, bene. Perché comunque le opzioni erano tre, possiamo sottolineare. Allora era perché mi interessa la cosmesi naturale, B, mi piacerebbe diventare uno youtuber blogger, e C, per curiosità ho ricevuto il volantino. Bene. Quindi, okay. Per la cosmesi naturale. Andiamo adesso alla parte più importante. Allora, domanda aperta: cosa ne pensi di Just Erika Emanuel? Aglia, questa è proprio stata strategica, proprio per andarci pesante. Io ho un po' di ansia, non so anch'io, se... Anch'io. Abbiamo lasciato il test anonimo, in modo che proprio ci potevamo andare giù pesanti nelle critiche, nelle... Va bene. Secondo te cosa ne pensano di Just Erika Emanuel? Che ci fa proprio skip, no, scherzavo, no. Penso che qualcosa abbiamo lasciato. Speriamo. Se anche voi volete rispondere a queste domande, nei commenti. Bloccate il video e. Cosa ne pensate di Just Erika Emanuel? Ci piacerebbe sapere la vostra. Giusto. Io nel frattempo Vai. Leggo. Siete due ragazzi pieni di iniziative interessanti e anche molto creativi. Grande. Molto positivo, grazie. Qua. Andate avanti così e avrete sicuramente le vostre soddisfazioni. Bravi. Grazie. Wow. Chiunque. Tu sia stata, ecco, grazie mille per queste belle parole. Ok, quindi molto positiva. Effetto Heidi sulla mia faccia con le guance? No, ok. Passiamo alla quarta domanda. Hai mai visto un nostro video? Quale ti ha colpito di più? Questa è un'altra domanda molto strategica. Questa rispondete domanda. Anche a questa, siamo ecco. Curiosi. Allora, li ho visti quasi tutti, quindi è un nostro follower. Molto affezionato. Mi è piaciuto di più quello girato nel bosco quando Enrica ha fatto la ricetta con la castagna. Wow, roba, bellissimo. Grazie sì. Mille, hai capito? Bene. Rimani impressa, grande. Fin qui ancora nulla critica. Ce ne saranno? C'è un'ultima domanda. Ci diresti in cosa possiamo migliorare per i prossimi incontri o per i prossimi video su YouTube? Oh, vediamo tutto. No. E c'è stato risposto così. Rimanete sempre umili, continuate così. Grazie mille. Bellissimo, questo è stato un vero piacere leggere questo test. Non sappiamo ovviamente di chi è, ma siamo ovviamente super emozionati. Chi vedrà il video lo sa. E ti ringraziamo. Adesso passiamo al secondo, facciamo uno ciascuno. Adesso passiamo al secondo test. Reputi questo incontro utile, mi ha lasciato molti spunti di riflessione. Quindi la risposta, Cosa ti ha spinto a partecipare al nostro incontro? Mi interessa la cosmesi naturale, quindi siamo due. Interessati. Cosa ne pensi di Just Erika Emanuel? Dai, facci sognare. Avete tantissime idee originali e davvero creative. Riuscite a trasmettere la passione con cui realizzate i diversi progetti. Mamma mia, ma che bello, aspettavi? Grazie. Finora ancora nulla. Hai mai visto un nostro video? Quale ti ha colpito di più? Sì.
quasi tutti gli ultimi. Benissimo, cioè questa ragazza ci segue penso ultimamente, quindi va bene così, grande, bene. Finora nessuna critica. Ci diresti in cosa possiamo migliorare per i prossimi incontri? Mi sono piaciuti così. Quindi è piaciuto questo format? Sono piaciuti, benissimo, bene. Non dobbiamo cambiare. Quindi niente critica. Bene, bene. Quindi noi ci tenevamo anche a sapere un po' l'opinione di chi ha partecipato per vedere anche su cosa migliorare, ecco, essendo il nostro primo incontro è andato molto bene. Magari vi lasciamo qualche immagine qui e lì per farvi vedere un po'. Cosa molto importante, iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social perché presto usciranno le nuove date dei nuovi incontri. Bene, 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 sono super emozionata. Allora, leggo quasi direttamente le risposte. Sì. Allora, anche questa ragazza ci ha scritto, mi ha lasciato molti spunti di riflessione, mi interessa la cosmesi naturale, quindi diciamo che la maggior parte erano lì appunto per la cosmesi naturale, bene. Cosa molto positiva. Bene. Ecco qua, cosa ne pensi di Jasserik e Manuel? E qui vedo qualche critica già. Oddio, no. Penso abbiate spirito di iniziativa e capacità di mettere in pratica le vostre idee, cosa che ad oggi manca nella maggior parte dei ragazzi in generale. Questo è un super complimento. Grazie. Grazie mille. Hai mai visto un nostro video? Quale ti ha colpito di più? Sì, ho visto i vostri video. Mi ha colpito in particolare quello riferito ai solari di Alchemilla, quindi quello a Taormina. È uno dei nostri preferiti anche quello. Anche per me, nel cuore. L'ultima domanda, ci diresti in cosa possiamo migliorare? Sponsorizzare sui social l'evento per avere un maggiore riscontro. Hai ragione. È sì, vero, sì, è sì. Vero. Nei prossimi per il incontri consiglio. Faremo uso di questi consigli. Strategie. Benissimo. Bene. Vado io vai. Caccia di critiche. Vado a leggere direttamente le risposte. Mi ha lasciato molti spunti di riflessione, quindi va bene, finora ok. Mi piacerebbe diventare una YouTuber blogger. Oh, è qui. Scuppone, è qui. Ok. Cosa ne pensi di Jasserik e Manuel? Mi piace il vostro modo di pensare diverso dalla massa. Tieni di porto. Apprezzo l'originalità, l'impegno e la sincerità che mettete in ciò che fate. Wow. Io svengo, ok? Grazie, non sono più in grado di... Ok. Hai mai visto il nostro video? Ho visto i video che avete fatto qui in Bioprofumeria Hermosa. Bene. Quindi potrebbe essere una delle ragazze queste che ci ha ospitato. Non è filmato, però ipotizzo. Ci resti cosa possiamo migliorare, ok? Le idee mi piacciono. Un po' le inquadrature. Molte sono veramente belle da vedere. Altre invece sembrano fatte con meno cura. Però nulla di impossibile da migliorare. Va bene. Va bene, dai. Va bene. Allora accettiamo. Siamo qui per migliorare. Ok, ci impegneremo. Sì. Va benissimo. Ci siamo sta. Siamo anche noi critici a volte. Ecco la mezza critica. Visto che c'è stato il titolo, non è stato messo a caso. Bene. Bene, quindi okay. Ci miglioreremo anche in questo. Tocca a te. Vado con l'altro. Allora, dice che è stato molto interessante il nostro incontro, gli interessa la cosmesi naturale. Cosa ne pensi di Jasserik e Manuel? Va. La vostra idea di partenza è davvero interessante e innovativa. Spero continui a essere questa la vostra strada. Lo speriamo anche noi. Sì. Questo è l'obiettivo, ok. Hai mai visto il nostro video? Sì. Quello all'interno del laboratorio di Panbacco mi è piaciuto molto. Dai, bene. È tantissima roba, mamma mia. Ci viene l'acquolina in bocca a pensare a quel video. Andiamo lì, vamos, torniamoci di nuovo, subito. Cosa possiamo migliorare? Non saprei, siete stati esaustivi già così. Hai wow, capito. Grazie. E ti è andata bene grazie, qui. Grazie, io ho pescato la mia. L'ultima, ragazzi, potrebbe essere... Vediamo, ok. Mi schierisco un po' la voce. Mi ha lasciato molti spunti di riflessione, quindi a tutti più o meno abbiamo lasciato qualcosa. E fin qua ci siamo. Per curiosità, ho ricevuto il volantino. Ecco, qui ci scrive una ragazza che magari è stata ispirata dal volantino. Cosa ne pensi di Jasserik e Manuel? Te lo dico. Ragazzi, svegli, volenterosi e sempre pieni di idee. Wow, grazie. Vamos. Sì. Hai mai visto il nostro video? Aia, preparati. Sì, il video di presentazione Bioprofumeria Hermosa ed il video sui solari di Alchemilla a Taormina. Hai capito? Già siamo questo a due. Video, ragazzi, è rimasto. Mamma mia. Fa siamo piacere. Orgogliosi di questo. Ci diresti in cosa possiamo migliorare?
sponsorizzare l'evento sui social e creare una community. Hai capito? Bene, quindi già siamo a due consigli. Ecco, vuol dire che meritavo magari più riscontro, anche perché comunque a noi ci fa piacere chi è che ha avuto appunto la voglia di venirci a trovare. È stato un super onore per noi conoscervi, e il nostro obiettivo è proprio questo: creare una community. Vogliamo che proprio il nostro canale diventi un punto di incontro per tutte quelle persone che vogliono dei consigli, vogliono imparare nuove cose. Questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo finale è questo. Cerchiamo, ecco, anche sempre di portare dei contenuti nuovi, diversi dagli altri, proprio per differenziarci in questo, ma allo stesso tempo di creare appunto una community bella unita. Quindi fatevi sentire, noi sappiamo che ci siete. Ecco, magari ci sono parecchi ragazzi o ragazze che vediamo che lasciano il like, ci fa super piacere. Ogni tanto, se lasciate un commentino magari su una critica o su qualche consiglio, che ben venga, noi siamo qui, vi leggiamo sempre con molto piacere. E adesso vi lasciamo la chicca finale, no? Che abbiamo promesso inizio video. Vai, parlane tu di questa news. Ne parlo io. Beh, abbiamo scoperto, ecco, che a breve su YouTube ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda i like e i dislike. Almeno si dice, speriamo di sì. Speriamo noi... di sì. Quindi, come ben sapete, i dislike appunto contano come feed, nel senso come interazione, però... cioè negli altri social non ci sono, quindi su Instagram o su Facebook non ci sono i dislike, quindi era ora che YouTube si svegliasse un po', quindi ci saranno solo i like per dire se un contenuto è piaciuto oppure no. Questo però forse comporterà qualcosa, una rivoluzione. Anche perché, parliamoci chiaro, se un contenuto o una persona non ti piace, non la segui a prescindere. Questo pulsantino qui era appunto diventata una sorta di attacco a chi magari non proprio al contenuto, ma magari alla persona che ci sta dietro, magari perché non ispira simpatia, no? Quindi. Sì, e poi magari erano anche anonimi, quindi ne approfittavano, ecco. Sono anonimi ancora. Benissimo, quindi fateci sapere anche su questo la vostra, cosa ne pensate, noi vi leggiamo con molto piacere. Bene, quindi se siete arrivati fin qui, noi vi chiediamo di lasciare un hashtag... dislike. Hashtag dislike, ci sì, sta. È tema. Quindi lasciate un bel like se vi è piaciuto il video. Io sono Manuel. Io sono Erika.